tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Erba incolta nelle rotatorie e negli incroci stradali di Fano, i cittadini continuano a chiedere l'intervento del comune. Ceriscioli non si arrende, il processo di fusione deve andare avanti per i pesaresi, l'unione con Monbaroccio è un'occasione persa. Fa la forza, si dice, quindi forse non era proprio così malvagia la prospettiva. Gita scolastica, la polizia stradale blocca due autobus in partenza per Bologna, la lamentela dei genitori che chiedono più sicurezza e serietà alle compagnie di noleggio. Costi della politica, approvata la proposta di legge che elimina il finanziamento per i gruppi consiliari della Regione Marche, i risparmi destinati al sociale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale dando spazio alle vostre segnalazioni. Infatti da alcune settimane diversi nostri telespettatori denunciano il pericolo dovuto all'erba molto alta nelle strade comunali di Fano, in particolare negli incroci e nel rotatore. Vediamo il servizio di Lino Balestra. Lo sfalcio del verde pubblico nei pressi degli incroci, delle strade comunali, provinciali e delle rotatorie è sempre più occasionale a causa dei tagli alla manutenzione delle strade. Una volta lo sfalcio avveniva con regolarità e la rasatura dell'erba garantiva visuali adeguate. Oggi non è più così, con un'ulteriore elevazione del rischio sulla strada, in particolare per ciclisti e motociclisti, spesso resi invisibili dall'ormai ingovernabile altezza dell'erba. In questi giorni ci sono pervenute in redazione diverse segnalazioni che riguardano lo svincolo per Bellocchi lungo la Flaminia, già teatro di gravi incidenti la scorsa settimana, proprio ai danni di un ciclista settantenne e di uno scooterista. Posizionato esattamente all'incrocio tra via Einstein proveniente da Bellocchi e l'intersecazione con la via Flaminia. Effettivamente chi arriva qui allo stop, sia che guardi a sinistra o sia che guardi a destra, ha la visuale ostruita dall'erba. Vedete, io sono alto 1,85 m e questo vi dà il livello, la misura al quale l'erba è arrivata. L'altezza delle erbacce rappresenta un vero pericolo proprio nelle intersezioni varie dello svincolo, celando la segnaletica e rendendo impossibile persino scorgere la presenza di auto e moto. Stessa cosa per chi dalla Flaminia invece si mette verso la zona di Bellocchi. Le persone che ugualmente occupano lo svincolo girando verso destra, sempre verso Bellocchi, non hanno visuale piena, perché anche qui in questo caso, vedete, alle mie spalle è passata una macchina e quasi non si è vista. Anche le rotatorie non sono esenti da possibili disboscamenti, non solo estetici, vista la loro posizione di benvenuto in città per chi arriva a Fano sia da nord che da sud. Le aiuole spartitraffico dunque trasformate in piccoli boschi con rovi ed erba alta oltre un metro, una vera barriera visiva anche per le auto, delle vere e proprie trappole dove per aumentare la visuale si è costretti a oltrepassare la linea di stop con purtroppo alle volte conseguenze fatali. Anche noi abbiamo fatto una prova a bordo di un'auto, proprio nello svincolo di Bellocchi. E questa è la visuale che si ha una volta che si arriva con la macchina all'incrocio e ci si ferma allo stop, sia verso destra che verso sinistra. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ritiene che il processo di aggregazione dei comuni debba andare avanti, nonostante la bocciatura da parte di Monbaroccio e Tavoleto alla fusione per incorporazione rispettivamente con Pesaro e Urbino nel referendum consultivo di domenica scorsa. Considerando anche quello che hanno detto i sindaci per quanto riguarda la Regione, la pagina relativa ai quattro enti locali è chiusa. In generale, ha detto il presidente, hanno vinto il senso di appartenenza e di identità, senza contare gli incentivi statali che ora ci sono, poi magari non ci saranno più. Ceriscioli spera che le resistenze si riducano e che fusioni e unioni di comuni debbano andare avanti per dare più servizi ai cittadini.
E la nostra redazione invece, dopo aver sentito ieri il parere di chi era contrario alla fusione per incorporazione del comune di Monbaroccio in quello di Pesaro, oggi ha sentito il parere invece dei pesaresi. Cosa ne pensa del no di Monbaroccio alla fusione con Pesaro? Ma per me è sbagliato, il comune piccolo aveva tutto da guadagnare a essere fuso con uno grande, per noi a Pesaro non cambia niente. Mi dispiace per loro, nel senso noi siamo un po' più grandi, forse potevamo dare una mano reciproca. Mi auguro solo che fossero stati ben informati dei pro e dei contro di unirsi con un comune più grande. Voglio dire, l'unione fa la forza, si dice, quindi forse non era proprio così malvagia la prospettiva. Monbaroccio ha detto no alla fusione con Pesaro, cosa ne pensa di questa cosa? Io sarei d'accordo alla fusione. Lei sì, loro no, hanno detto di no. Pazienza. Per loro va bene così, sicuramente va bene così, però secondo me insomma un sì forse era migliore, insomma diciamo, però forse diciamo le problematiche del paese lo conoscono più chi ci abita e chi l'ha votato sicuramente. Monbaroccio ha detto no alla fusione con Pesaro, cosa ne pensa? Male. Perché? Perché oggigiorno l'unione fa la forza e quindi si va verso quella direzione, per chi, forza di cose. Chi aveva più da guadagnare in questo caso? Sicuramente Monbaroccio. Io penso che invece potrebbe andare bene. Sì. Invece hanno detto no. Hanno detto no, pazienza. Cosa ne pensa del no di Monbaroccio alla fusione con Pesaro? Hanno detto no. Hanno detto, mi sembra un risultato giusto, perché io non sono per la zona, però ritengo che il cittadino che è vissuto in quella zona resti nelle sue proprie tradizioni, giusto così, anche se non le conosco, sono nuovo di qua, penso che sia un'ottima scelta. Cambiamento storico invece per il Consiglio regionale delle Marche, che elimina i finanziamenti ai gruppi consiliari. La proposta di legge è a firma dell'intero gruppo del Partito Democratico, di Popolari, Marche, UDC e Uniti per le Marche. Secondo il capogruppo del PD Gianluca Busilacchi, nel prossimo triennio si avrà un risparmio di oltre 400.000 euro, di cui 330.000 saranno destinati a chi ne ha più bisogno, soprattutto sul fronte delle disabilità. Ad esempio, anche su proposta del consigliere di area popolare Mirko Carloni, che ha espresso voto favorevole, parte delle risorse andranno alle famiglie con figli autistici. D'altra parte, i 5 Stelle rimproverano al Consiglio regionale di aver bocciato la loro proposta di legge per tagliare l'indennità che i consiglieri possono spendere liberamente. Per quanto riguarda il calendario scolastico, invece, la Giunta regionale ha approvato la programmazione per il triennio 2016-2019. Le lezioni inizieranno il 15 settembre o il giorno lavorativo successivo, se la data coincide con un sabato o con una festività, per concludersi l'8 giugno dell'anno successivo, anticipato al giorno lavorativo precedente se cade in uno festivo. I giorni di scuola sono fissati in 205 o 204, qualora la festività del patrono ricada nell'ambito dell'anno scolastico. Non sarà più possibile negoziare annualmente i ponti tra due festività. Le scuole resteranno comunque chiuse nelle giornate di festività nazionale, che troverete elencate anche nel nostro sito occhioalanotizia.it. Brutta sorpresa questa mattina per alcuni studenti dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Saltara. I ragazzi erano in partenza per una gita scolastica quando la polizia stradale, chiamata dalla scuola per effettuare alcuni controlli sui mezzi, ha bloccato due autobus perché, pensate, non erano idonei a trasportare gli alunni fino a Bologna. Sentiamo la testimonianza di una mamma. Allora, ci può spiegare insomma brevemente che cosa è accaduto la mattina in questione? È accaduto che i nostri bambini dovevano partire per una gita a Bologna. Una volta arrivato il primo mezzo di trasporto, la scuola aveva richiesto il controllo da parte delle forze dell'ordine e della polizia per controllare che fosse a norma, e la polizia ha riscontrato delle gravi mancanze rispetto alla revisione del mezzo, alla sicurezza e alla stabilità, e quindi non ha autorizzato la partenza del mezzo. Abbiamo quindi cercato di ottenere un nuovo mezzo, le maestre hanno cominciato a chiamare la ditta di trasporti per poter avere un altro mezzo, che è arrivato dopo diverso tempo,
anche questo mezzo è stato controllato, anche il secondo mezzo non ha passato il controllo della polizia, e quindi di nuovo senza mezzo, anzi ad uno dei mezzi è stato addirittura ritirato il libretto di circolazione perché mancava di revisione. E abbiamo di nuovo, insieme alle maestre, che hanno chiamato nuovamente la società di trasporti per avere un nuovo mezzo, dopo oramai 2 ore che eravamo lì, è arrivato un altro mezzo che è stato nuovamente ricontrollato dalle forze dell'ordine, finalmente i bambini sono riusciti a partire. Dalle 8 del mattino che eravamo lì sono partiti alle 10.40. Ecco, quindi immagino che al di là della brutta esperienza voi vogliate trarre insomma una cosa positiva da questo, insomma che cosa vorreste insomma che da ora in poi avvenisse? Ma innanzitutto che chi si occupa di trasporti controllasse i mezzi e facesse le revisioni necessarie e che fossero comunque a norma quando era di partire. Che la scuola, che in questo caso fortunatamente ha richiesto i controlli inizialmente, da parte delle persone responsabili si prende comunque la responsabilità di preoccuparsi che le cose poi funzionino come si deve, perché questa mattina, se non fosse stato per la buona volontà delle maestre, noi eravamo con 51 bambini e tanti genitori in mezzo alla piazza, sotto la pioggia, al freddo, ad aspettare che ci fosse un mezzo per far partire i nostri bambini, perché nessun altro della scuola si è preoccupato di fare qualcosa, di prendere se non altro le proprie responsabilità come responsabile e quindi gestire la situazione. Speriamo che altri che non si debbano trovare nella nostra situazione, perché è stato veramente brutto per i bambini, brutto per noi genitori, brutto anche per le insegnanti che si sono sentite sole in questa cosa. Bene, quindi insomma vi auspicate anche che chi mette a disposizione questi mezzi lo faccia in modo idoneo e secondo le normative di legge. Certo, perché sia che si tratti di bambini, sia che si tratti di persone adulte, comunque chi parte vorrebbe tornare a casa. Momenti di paura invece oggi pomeriggio in via Roma a Sant'Angelo in Lizzola, in provincia di Pesaro Urbino, dove un mangiolone di colore rosso alimentato a diesel è andato a fuoco intorno alle ore 15. Per fortuna non si registrano feriti, ma come ci racconta un testimone che lavora in un ufficio poco distante, l'auto nuova ha improvvisamente iniziato a bruciare. Abbiamo subito allertato i vigili del fuoco di Pesaro, ci ha scritto, e fatto spostare le auto vicine, ma nel giro di pochi minuti le fiamme sono diventate altissime e il fumo ha invaso anche le stanze delle case popolari avanti alle quali era parcheggiato il mezzo. Grande spavento dunque per i condomini che si sono riversati in strada. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'ipotesi dolosa dell'incendio. Passiamo invece a Fossombrone, dove è stata riportata alla luce la fontana realizzata dallo scultore Bruno Bianchi, e l'amministrazione comunale ha deciso di posizionarla al centro della nuova rotatoria di Piazza Giovanni XXIII. Dopo circa 6 mesi di lavoro finalmente inauguriamo questa rotatoria per un importo di circa 235.000 euro, che è stato veramente un intervento importante, perché abbiamo riportato alla luce dopo oltre 20 anni la famosa fontana di Bruno Bianchi, che era prima in Piazza del Mercato. È una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale di Fossombrone e speriamo di continuare nella valorizzazione della città come ormai facciamo da diversi anni. E giovedì 21 aprile alle ore 9 nell'Aula Magna del Liceo Scientifico di Pesaro si terrà un convegno dibattito sulla comunicazione per promuovere la salute. Si parlerà delle indagini sugli stili di vita dei giovani dell'area Vasta 1 e il testo che verrà presentato nel corso dell'incontro riporta i dati emersi nel 2014 comparati con la precedente indagine condotta nel 2009. Nella ricerca sono stati coinvolti oltre 4.300 studenti iscritti alle classi 4 parte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Pesaro Urbino. I ragazzi hanno compilato in modo anonimo un questionario sulla sicurezza stradale, consumo di alcol, tabacco e di sostanze stupefacenti, ma anche comportamenti sessuali a rischio, pratica dell'attività fisica sportiva, propensione al gioco d'azzardo, attività svolte nel tempo libero e percezione dei rischi. Adesso invece vi facciamo vedere questo video, un video che è stato girato ieri sera da due sostenitori della Lega Nord, Maurizio Fraternali e Ilaria Montinaro.
I due si stavano recando a Fano quando si sono imbattuti in un capriolo ferito all'ingresso della superstrada località Canavaccio. L'animale era stato probabilmente investito da un'auto e abbandonato al suo destino. A quel punto si sono fermati e hanno allertato il CRAS, che è il centro di recupero degli animali selvatici della provincia, il quale ha risposto che non era in condizione di intervenire per la mancanza di fondi necessari al mantenimento dei servizi, fra questi anche la gestione delle auto e del carburante. È stato così allertato il commissariato di Urbino e il servizio veterinario reperibile, che è intervenuto dopo circa un'ora prendendo in carico l'animale per le opportune cure. Sulla vicenda il gruppo consigliare regionale della Lega Nord presenterà un'interrogazione per conoscere l'effettiva situazione del CRAS e sollecitare una soluzione. E adesso passiamo allo sport e parliamo di bocce, perché il Teatro del Trionfo di Cartoceto ha ospitato la 35esima edizione del Premio Marche. Da Fano a Cartoceto, passando per una storia lunga 35 anni. Partito nel 1981 dalla Città della Fortuna, il Premio Marche di Bocce ha fatto tappa a Cartoceto venerdì 15 aprile nel suo percorso itinerante, voluto fortemente 5 anni fa. Queste immagini e le emozioni della 35esima edizione sono finite così nell'archivio dei ricordi più preziosi. L'evento ha infatti saputo riempire il Teatro del Trionfo di passione, spettacolo e vera commozione. Nello scenario suggestivo di uno dei più antichi teatri delle Marche, il movimento boccistico regionale ha applaudito e premiato i suoi campioni e le sue personalità. La serata conviviale è stata anche l'occasione per presentare l'edizione 2016 del calendario di iniziative e omaggiare tanti partner che annualmente sostengono le attività. Inoltre la Federazione Italiana di Bocce ha ringraziato per l'ospitalità e la collaborazione il sindaco Enrico Rossi, l'assessore alla cultura Matteo Andreoni e tutta l'amministrazione comunale di Cartoceto, orgogliosa di aver ospitato un evento dedicato a una disciplina sportiva che, come ha detto il primo cittadino, ha dei grandi valori agonistici e che da sempre si contraddistingue per il rispetto e l'educazione. Quest'anno siamo molto contenti che hanno scelto Cartoceto, il Teatro del Trionfo, abbiamo collaborato con la FIB, siamo veramente molto contenti per questo, una bellissima edizione. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno collaborato per far sì che venisse svolto nel migliore dei modi, in particolare il presidente della federazione Andrea Evangelisti. Si intitola Calma e Gesso in viaggio con Mario Dondero ed è il film documentario realizzato da Marco Cruciani in onore del grande fotografo italiano innamorato anche delle nostre terre, tanto che nel 2006 decise di prendere una casa a Cartoceto. Il film sarà proiettato al Cinema Politeama di Fano giovedì alle ore 21 nell'ambito di una serata organizzata in suo ricordo dal direttore del Fano Film Festival Fiorangelo Pucci e dal fotografo Vito Panico. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Dopo Cena e questa sera ospite dei Divani Rossi una nutrizionista. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.